Gnocchi di platano prima. Oggi vediamo come lavorare il platano verde per ottenere l'impasto base che permette di realizzare tante ricette, come ad esempio la pizza, le piadine, gli gnocchi, le polpette. In particolare, oggi vediamo come preparare gli gnocchi. Per realizzare questa ricetta ci occorre il platano verde. In questo caso abbiamo due platano verde del peso di circa 380-400 grammi l'uno. Faremo una versione solo di platano e una versione platano zucca. Quindi ci occorrono circa 700 grammi di zucca mantovana, che è la zucca più gustosa e la più adatta alla preparazione di questa ricetta. Ci occorrono poi 150 grammi circa di passata di pomodoro per il condimento, olio extravergine di oliva denocciolato. Poi ci occorrono del sale marino integrale e della farina di platano, che non è indispensabile, ma può aiutare nella lavorazione degli gnocchi. In questo caso è farina di platano autoprodotta, ma è possibile utilizzare tranquillamente anche la farina di platano di tipo Oriental, che si trova nei negozi di cibo internazionale, nei negozi etnici dove solitamente si acquista anche il platano. Allora, una volta fatta a spicchietti la zucca, la possiamo mettere a cuocere insieme al platano nel forno già caldo a una temperatura di 200 gradi per circa una quarantina di minuti. A questo punto togliamo la zucca dal forno e abbassiamo la temperatura in modo da tenere i due platani al caldo. È importante questa cosa, i platani devono rimanere caldi. Per poter poi, in fase di frullatura, poter ottenere la palla. Quindi sbucciamo le fettine di zucca e le facciamo a tocchetti. A questo punto prendiamo uno schiacciapatate e un po' alla volta mettiamo i tocchetti di zucca all'interno dello schiacciapatate e schiacciamo ben bene in modo da ottenere una purea. Mettiamo da parte la purea ottenuta, togliamo un platano dal forno e lasciamo l'altro all'interno del forno in modo che si mantenga caldo. Con l'aiuto di un coltello lo sbucciamo e lo facciamo a tocchettini. Prendiamo una metà di tocchettini, la mettiamo nel tritatutto e iniziamo a tritare. Il platano inizierà a sgranarsi e a questo punto aggiungiamo anche la seconda metà del platano a tocchetti. Tritiamo nuovamente in modo da rendere il platano sminuzzato e aggiungiamo l'olio extravergine denocciolato, 10 grammi, e circa 1 grammo di sale integrale. Tritiamo, continuiamo a tritare fino a quando il platano tritato non si compatterà in una palla, in una palletta che poi sarà facilmente lavorabile per ottenere svariate ricette. Una volta ottenuta la palla, la facciamo a pezzettini, la rimettiamo nel tritatutto, unendola alla purea di zucca. Quindi andremo poi a tritare i pezzettini di palletta di platano con la purea di zucca in modo da ottenere un composto uniforme e il più possibile fluido, quindi senza pezzetti grossi né di platano né di zucca, deve essere bello liscio e compatto. Risulterà un impasto umido che per essere lavorato ha bisogno di asciugare. Per facilitare questo processo, raccogliamo l'impasto facendo delle piccole pallette che lasciamo ad asciugare il tempo necessario. Ci vorranno magari insomma 20 minuti, una mezz'oretta. A questo punto possiamo procedere con la preparazione degli gnocchi base, quelli classici solo con il platano. Togliamo dal forno il secondo platano, lo sbucciamo. Lo facciamo a tocchetti e seguiamo il procedimento seguito in precedenza per la preparazione degli gnocchi alla zucca. Una volta ottenuta la palla, possiamo lavorarla per ottenere gli gnocchi seguendo le modalità classiche di lavorazione. Quindi stacchiamo dei pezzettini
di palletta, formiamo i bisciotti e con l'aiuto di un coltello poi diamo forma allo gnocco tagliando in maniera più o meno regolare i vari pezzettini. Mettiamo gli gnocchetti ottenuti in un piatto, spolveriamo con un po' di farina e li lavoriamo con le mani in modo che la farina si amalgami bene e li renda belli staccati uno dall'altro e aiuti poi l'asciugatura. A questo punto possiamo lasciare asciugare gli gnocchetti almeno per un'ora. Gli gnocchi con la zucca necessitano di un tempo di essiccazione un pochettino più lungo, essendo l'impasto più umido. L'ideale sarebbe prepararli la mattina per consumarli la sera, o se avete a disposizione un essiccatore è possibile essiccarli a una temperatura di circa 40 gradi per un'oretta. Ecco, bisogna fare delle prove. Possiamo preparare il sugo versando la passata di pomodoro in una pentola e lasciando cuocere per almeno una decina di minuti. Procediamo con la cottura degli gnocchi facendo bollire circa 1,5 litri di acqua, a cui andremo ad aggiungere circa 15 g di sale. Immergiamo gli gnocchi e, come per gli gnocchi classici, aspettiamo che vengano a galla. Una volta che gli gnocchi saranno venuti a galla, ci aiutiamo con una schiumarola a raccoglierli e li mettiamo nella pentola con il sugo e amalgamiamo bene sugo e gnocchi. A questo punto gli gnocchi sono pronti per essere gustati.